Benvenuti a questa puntata di Storie. Oggi parliamo di femminicidio, ovvero di quel fenomeno che vede delle donne uccise in quanto tali. Come sempre partiamo dai numeri. Il 73% degli omicidi di donne avviene all'interno delle mura domestiche. Il 56% delle donne uccise viene uccisa dal partner. Un altro 15% viene uccisa dal suo ex. E il femminicidio è spesso l'ultimo atto di una serie di vessazioni che possono prendere la forma dello stalking, cioè di una persecuzione nei confronti della donna che viene subissata di messaggi telefonici o su internet, che viene sottoposta a dei continui agguati da parte dell'ex partner, oppure il femminicidio arriva dopo anni di violenza domestica. La donna all'interno del nucleo familiare viene sottoposta ad una violenza che può essere fisica, può essere psicologica, o anche economica. Ed in occasione della presentazione della nuova campagna della polizia Questo non è amore, si è tenuto all'Università La Sapienza di Roma un convegno. Presenti i massimi vertici della polizia e Filomena, una testimonial, una donna che ha subito sulla sua pelle un tentativo di femminicidio e ne porta i segni addosso. Infatti da quel giorno è costretta sulla sedia a rotelle e lei ci racconta la sua storia. Quello che è successo a me può accadere a chiunque, può accadere alle persone che abbiamo a fianco, quindi è importante parlare. Sono Filomena Di Gennaro, circa 11 anni fa sono stata vittima di quello che era il mio ex fidanzato. Avevo una storia con lui da 10 anni, ho deciso di lasciarlo perché non provavo più amore, le nostre vite erano completamente diverse, però lui non se ne è fatto una ragione e il 13 gennaio del 2006 mi ha raggiunto a Roma, dove io vivevo, e ha deciso che la mia vita doveva terminare. Praticamente mi ha scaricato l'intero caricatore di addosso, sparandomi per strada, dove io purtroppo avevo dato l'ultimo appuntamento. Le parole che ha detto prima di starmi sono state o mio o di nessun altro. Io ero solo una sua proprietà e non potevo decidere appunto di lasciarlo. Per fortuna è intervenuto un maggiore dei carabinieri, il maggiore Peter Forconi Pace, che mi ha salvato la vita, però purtroppo un proiettile sparato dal mio ex fidanzato mi ha colpito, lesionando il midollo spinale, e io da 11 anni vivo su una sedia a rotelle. Io avevo vinto il concorso nell'arma dei carabinieri, quindi sono stata riformata perché non più idonea, però dopo anni di battaglie sono riuscita ad ottenere una collaborazione con l'arma, ho lavoro presso la Federazione Italiana Tabaccai e mi occupo, appunto vado spesso nelle scuole, collaboro con i centri antiviolenza appunto per raccontare la mia storia, perché attraverso la mia storia, ma rivedendo quello che può accadere, magari qualche donna decide di parlare, di denunciare, perché è fondamentale. Adesso gli strumenti, diciamo, ci sono, le forze di polizia, la polizia di Stato, i carabinieri sono comunque formati rispetto a 15 anni fa, ci sono i centri antiviolenza con gli psicologi che appunto possono ascoltare, perché purtroppo quando uno è coinvolto personalmente alcuni segnali non li vede, è difficile vederli, mentre altre persone dal di fuori possono capire e salvarci la vita. Ammazzare un'altra persona, stuprarla, violentarla, picchiarla non si può definire amore, ma solo possesso. Quindi io spero che ecco, la mia testimonianza possa essere utile anche ad una sola donna, perché salvare anche una sola persona, come insomma si dice spesso, significa salvare il mondo intero, quindi credo che sia fondamentale parlarne il più possibile. E abbiamo chiesto a Filomena di dare un consiglio a tutte quelle donne che si trovano o che potrebbero trovarsi nella situazione di estremo pericolo nella quale si è trovata lei stessa.
Sicuramente io capisco che è difficile parlarne perché si vergogna, è difficile denunciare perché si ha paura di non essere capite, ascoltate e credute, però come dicevo prima è fondamentale parlarne, magari parlarne con un'amica, parlarne con persone esterne al rapporto perché possono vedere cose che noi coinvolte sentimentalmente non vediamo e quindi adesso anche le forze dell'ordine, la polizia, i carabinieri sono comunque formati per accogliere le donne, ci sono più strumenti a disposizione per loro, ci sono i centri antiviolenza che hanno gli psicologi e che sono formati appunto per ascoltare, quindi sicuramente è fondamentale, è anche fondamentale spesso non fidarsi, non dare l'ultimo appuntamento, io purtroppo quello che è accaduto a me è capitato nel cosiddetto ultimo appuntamento perché uno pensa di conoscere l'altra persona, io non pensavo che la persona che conoscevo da 10 anni potesse fare un gesto simile, invece lui l'ha fatto, non si è reso conto ancora adesso quello che ha fatto perché lui dà la colpa a me che l'ho lasciato dopo tanti anni e purtroppo io provando affetto nei suoi confronti gli ho dato quest'ultimo appuntamento non pensando che poteva essere veramente l'ultimo della mia vita, io sono viva per miracolo, quindi alle donne dico di parlare, è fondamentale e poi sicuramente è importante la prevenzione nelle scuole, io vado spesso nelle scuole medie, licei, perché gli alunni che ascoltano e vedono con i propri occhi quello che può accadere, sicuramente qualcosa gli rimane ed è fondamentale perché il rispetto tra degli uomini verso le donne, ma anche delle donne verso gli uomini è fondamentale perché ci debba essere non contrapposizione, ma collaborazione tra i due sessi, credo che sia fondamentale. E da poco a Roma si è tenuta un'imponente manifestazione contro la violenza di genere, perché il femminicidio, lo stalking, ma anche la violenza domestica sono dei fenomeni figli di una cultura maschilista che costringe uomini e donne a seguire dei ruoli anacronistici. E la rete Non Una di Meno, che nasce proprio dopo l'ennesimo caso di femminicidio, vuole proporre delle nuove politiche sociali, culturali e legislative che permettano di liberare la nostra società da questo fenomeno. Siamo andati a sentire le voci delle persone che hanno sfilato. Libertà e protagonismo! Contro la violenza, ma soprattutto contro l'idea che ci sia un potere, un dominio su un sesso. E per tanti secoli, millenni siamo state così. Adesso basta. Ma lo facciamo per un guadagno reciproco, perché sia i ragazzi e gli uomini si rendono prima di tutto loro stessi conto che è il patriarcato che li ha costretti a vivere un machismo che non li aiuta a essere felici. Noi vogliamo la felicità per uomini e donne. Beh, è molto importante che anche noi uomini scendiamo in piazza. Il problema della violenza sulle donne viene sempre mostrato come un problema da cui le donne devono difendersi, mentre invece è fondamentalmente un problema che gli uomini dovrebbero risolvere, visto che sono coloro i quali lo generano. Quindi insomma, penso sia forse addirittura, insomma, paradossalmente potremmo addirittura dire che è più importante che noi scendiamo in piazza più che le donne. Detto questo, no, è importante che tutti quanti siamo qui e che manifestiamo contro un dato di fatto e qualcosa che si può e si deve risolvere. Sto qua soprattutto per le donne, quelle per tutti gli stupri, per il femminicidio,
che secondo me sono le cose più importanti, e poi anche per tutta la cultura italiana, che secondo me è sbagliata, che fa capire la donna inferiore. Sì, noi, io sono convinta che ovviamente tutto nasce da un'educazione o da una prevenzione in età giovanissima. Le bambine che sognano di poter fare tutto ciò che vogliono da grandi diventano donne libere, e innanzitutto devono capire che nessuno, niente e nessun destino gli è precluso perché nascono donne. Innanzitutto educarli allo stesso modo, bambine e bambini, maschi e femmine. Non esistono giochi da maschio, non esistono giochi da femmina, non esistono carriere e sogni da maschio e da femmina. Nessuna bambina deve poter pensare che in quanto femmina, nata femmina, gli è precluso un destino. E queste erano le voci del corteo. Noi ci auguriamo che da iniziative proposte come quelle della rete Non Una di Meno possano arrivare delle nuove soluzioni ad un problema antichissimo. La puntata di Storie finisce qui. Noi vi ricordiamo che potete rivedere questa e tutte le altre puntate sul sito www.retesole.it, mentre per mettersi in comunicazione con la nostra redazione basta scrivere all'indirizzo retesole-lazio@retesole.it. L'appuntamento è alla prossima settimana con una nuova storia.